Terminiamo con letture consigliate. Nei capitoli del seguente corso abbiamo avuto modo di vedere alcuni dati relativi alle economie emergenti, abbiamo parlato di scenari complessi e abbiamo visto come l'Italia, per essere competitiva con delle economie così grandi e numericamente diverse, debba sviluppare dei servizi e dei prodotti che siano legati alla tradizione e al territorio e debba far vivere al cliente un'emozione unica, irripetibile, esperienziale e indimenticabile. Le letture consigliate permetteranno di avere degli approfondimenti circa alcune delle tematiche che sono emerse durante il corso. Il viaggio delle idee per una governance dell'innovazione. L'innovazione non è solo un fatto tecnico, un metodo rigido che determina il successo di un'idea, di un'intuizione, è piuttosto il frutto di un'attitudine mentale, di una predisposizione psicologica che va alimentata ed esercitata con la ricerca, il confronto, lo scambio di più punti di vista. L'innovazione a colori, una mappa per la globalizzazione. Il mondo è oggi una grande piattaforma interconnessa che mette in comunicazione sempre più persone e che offre opportunità simili a chiunque, non importa il luogo, la lingua, la razza o la religione. Ma è anche una rete dalle maglie molto larghe, un ambiente competitivo e rapido. Chi non si trova al posto giusto nel momento giusto rischia di finire escluso dal progresso di crescita della ricchezza culturale ed economica. Nella globalizzazione, infinite sono le forme e le tonalità dell'innovazione che oggi più che nel passato richiede coraggio ed isole nelle quali fermarsi. In questo libro, seguito Ideale il viaggio delle idee per una governance dell'innovazione, seguendo la rotta della globalizzazione, si lasciano porti sicuri per esplorare e scoprire nuovi colori dell'innovazione, dall'information technology all'etica, alla complessità, al mondo del lavoro attraverso nuovi mercati emergenti. Innovazione e business collaboration nell'era della globalizzazione. Cosa vuol dire collaborare, ma collaborare veramente? Il libro si sofferma sul concetto profondo di collaborazione, partendo da un'analisi delle origini dei social network, che passa attraverso i modelli della psicologia e dell'antropologia, per arrivare fino agli autori contemporanei che analizzano l'economia e le reti del nostro tempo. Il percorso intrapreso passa anche attraverso casi concreti di collaborazione a livello paese, dall'Australia all'Africa, all'India al Brasile, e ritornando in Occidente osservando la partecipazione attiva nei mitici Facebook, Twitter e negli altri social network. La business collaboration prende dunque vita dai nuovi modelli di Web 2.0 e 3.0 che le aziende ad alta tecnologia ci stanno proponendo tramite l'uso che noi facciamo della rete. Quello che ci manca ancora è un'educazione alla collaborazione. I nostri recenti modelli economici basati sull'individualismo e l'avidità sfrenata non hanno mai permesso di sviluppare. Luxo for all. Cresce la classe media nei paesi emergenti, dove si innalzano le attese dei consumatori che pretendono prodotti e servizi di qualità. La tecnologia, oggi coniugata a modelli di business innovativi, permette alle aziende di proporre tali prodotti e servizi a costi accessibili. Proprio l'ascesa della classe media in questi paesi rappresenterà un'importante opportunità di crescita per le imprese italiane. I nuovi paesi benestanti risiederanno nei paesi BRICS, Brasile, Russia, India e Cina, o nei paesi vicini geograficamente come la Turchia. Il libro, oltre ad approfondire queste tematiche dei paesi BRIC, nello specifico affronta il mercato brasiliano, spiegando i motivi di questa crescita e offrendo una visione utile alle aziende italiane che volessero entrare in questo mercato. Sense of community e innovazione sociale nell'era dell'interconnessione. Nel passato, l'organizzazione burocratica diffondeva e promuoveva la tecnologia in qualche modo l'innovazione. Oggi, che la tecnologia spesso è più avanzata all'esterno che all'interno dell'azienda, l'organizzazione burocratica non riesce più a funzionare. Le economie emergenti stanno trasformando il nostro capitalismo, contaminandolo con idee e innovazioni che provengono direttamente da quei mondi. Oltre a crescere dal punto di vista materiale grazie alla tecnologia, questi paesi sono ormai diventati una fonte di competizione anche sul terreno immateriale dell'economia della conoscenza. I governi non riescono a soddisfare le esigenze più elementari dei cittadini. Questo
Questa assenza di governance, i cittadini rispondono sempre più spesso mettendo in atto iniziative di auto-organizzazione veicolate dalla tecnologia diffusa e molecolare. Queste trasformazioni che stanno modificando profondamente la politica e il nostro modo di vivere discendono direttamente dall'innovazione tecnologica. Se non creiamo al più presto un sense of community fra le persone, continueremo a subire queste trasformazioni, anziché essere noi protagonisti ed attori e agenti del cambiamento. Attraverso un viaggio in varie esperienze nazionali ed internazionali di social innovation, che attraversano l'Islanda, la Bolivia, l'India, la Cina e l'Africa e si diffondono poi nel nostro mondo, alle varie community aziendali che si stanno creando, il libro propone un nuovo modo di vedere la realtà e nuovi strumenti per cambiarla. Il corso è terminato. Rivedi il video se vuoi ripassare alcuni concetti. Oppure vai al test finale. Superato il test finale, potrai richiedere l'attestato. Se sei un utente registrato al portale turismolavoro.it, la tua formazione verrà registrata nel tuo profilo con un marchio di qualità e BTT. Buon proseguimento!